Cosa accomuna un pezzo di carne e una spiga di grano, anzi un campo di grano? Cos'è che accomuna la carne ad una spiga? Vi siete mai chiesti perché magari la carne biologica o comunque fatta in un certo modo, seguendo certi principi che partono proprio dalla nostra terra, costa di più rispetto ad altre carni, magari più convenzionali o comunque fatte in allevamenti intensivi? Ve lo spiego subito. Si chiama esternalità negativa. Che cos'è l'esternalità negativa? È quel passaggio, quel criterio che ci consente di valutare quanto il nostro campo di grano abbia impattato sull'ambiente. Mi spiego, anche in agricoltura abbiamo agricoltura intensiva e chiaramente l'intensivo va a servire quello che sono i nostri allevamenti. E quindi se abbiamo un campo a livello intensivo, anticrittogamici, chimiche dei prodotti e quant'altro, innanzitutto lo impoveriamo, lo disidratiamo e lo rendiamo sterile. In più, quanto ha impattato questa singola spiga sul nostro ambiente? Cioè, io quanto dovrei metterci per ripristinare l'ambiente dopo che ho fatto una coltivazione in grano in intensivo? Sicuramente tanto, e nessuno fa mai questi conti, perché se dovessimo farli la carne costerebbe il triplo del biologico. Provate a pensare che a volte per ripristinare un campo e per renderlo idoneo a come era prima nelle sue fasi naturali possono passare anche anni, dai 5 ai 10 anni prima di ripristinarlo. Quindi l'impatto che può avere questa sul nostro ambiente è una cosa deleteria, ma nessuno ci fa mai caso, nessuno ci fa mai conto e nessuno lo mette in conto. Ecco perché ci deve essere un principio che accomuna la nostra carne al nostro grano. E il grano è solo un esempio di coltivazione perché siamo in stagione, naturalmente, ma potevo prendere qualunque cosa, erba medica, fieno, naturalmente, no? Chiaramente, se tutto è fatto in intensivo, avremo un impatto ambientale importante, ma sicuramente avremo anche dei cibi da somministrare al nostro bestiame, alle nostre stalle, che non sono sicuramente idonei e fanno sì che creiamo già dal principio una carne che sicuramente è povera di nutrienti. Tu sei di un altro.